Buongiorno e ben ritrovati da Don Luca 95 in questo 49esimo episodio con la campagna dinamica su IL2 1946 giocando con la Regia Aeronautica. Siamo in Nord Africa, questa è la 49esima missione operativa, data 11 aprile 1943 alle 9:15 del mattino, cioè tempo sereno e abbiamo delle nuvole basse a 500 metri. L'obiettivo di oggi è scortare dei camerati tedeschi a bordo dei loro bombardieri da picchiata sopra l'area di LG 211 e il loro obiettivo sarà bombardare un aeroporto nemico. Noi dobbiamo proteggere e scortare i bombardieri. Della nostra 356esima squadriglia caccia si alzeranno in volo 8 Macchi 205 Veltro Serie 3. E niente, facciamo partire la missione e andiamo a vedere un po' che cosa riusciamo a fare oggi. Ok, eccoci qui a bordo del nostro Macchi 205. Abbiamo appena acceso il motore. Come sempre siamo il numero 1 della 356esima squadriglia caccia. Alle nostre spalle abbiamo i bombardieri da picchiata tedeschi, gli Junkers 87, che dobbiamo proteggere e scortare. Cielo molto sereno, un'ottima giornata per volare. Prepariamoci per il decollo. Avanti, ora tocca a noi. Andiamoci dentro. Ok, mettiamo la manetta al 70%. Anche oggi ottime condizioni meteorologiche per poter volare, bellissima giornata di sole. Accodiamoci ai bombardieri. Vediamo se anche oggi riusciamo a fare un po' di abbattimenti. Ok, allora il numero 2 e il numero 4 mi sono molto vicini. Il numero 3 non so come mai è molto basso, probabilmente ha dei problemi col motore. Sto facendo molta fatica a prendere quota il numero 3. Ok, allora faremo scorta in diretta, saliremo a 1000-1500 metri in più rispetto ai bombardieri da picchiata, così da poter attaccare qualunque avversario che proverà a ingaggiare i bombardieri. Avendo una quota alta ci tufferemo.
e cercheremo di soccorrere i bombardieri. Allora, il numero 2 c'è a fianco, il numero 3 e il numero 4 non so dove sono, però il numero 3 è molto basso. Sembra avere dei problemi col motore il numero 3. E il numero 4 sta cercando di raggiungerci, ma siamo un po' troppo veloci, mi sa. Comunque, se andiamo a zigzag dovrebbe riuscire a prenderci. Probabilmente anche contro gli Junkers 88 e gli Junkers 87. Sì, stanno sparando addosso anche gli Junkers 87, ovviamente. Noi e gli Junkers 87. Flak abbastanza pesante. Quelle navi lì maledette. Allora, ci stiamo avvicinando all'aeroporto nemico. Lo vedo. Ok, vedo l'aeroporto nemico. Siamo a 4600 metri sopra gli Junkers 87. Finora non abbiamo trovato caccia nemici. Ok, gli Junkers 87 si stanno preparando per sganciare. C'è un bel po' di flak che gli spara addosso. Siamo quasi a 5000 metri. Andiamo a vederci in diretta il bombardamento degli Stuka. Si tuffano. Si tuffano sugli aeroplani parcheggiati nemici. Bel colpo. Bel colpo. Spitfire. P40. P40 e Spitfire bassi. Ok. Siamo giusto sopra l'aeroporto nemico, quindi dobbiamo stare attenti con il dogfight. Vediamo di attaccare uno dei P40. Passiamo la manetta. Ok,
Codiamoci a questo qui. Preso. Abbattuto il primo aeroplano nemico. Torniamo su, moneta al massimo. Allora, diamo l'ordine. Anzi, no, niente, come non detto. Cerchiamo di dare una mano agli Junkers 87 che sono attaccati dagli Spitfire. Qui c'è un P40 isolato. È una facile preda. Proviamo a attaccare questo P40 isolato e dopo diamo un po' di fastidio agli Spitfire. Però questo P40 sta per volare sopra le navi nemiche, non so se è una buona idea. Spitfire che stanno cercando di decollare, penso. Arriviamo molto veloci. Mi ha schivato. Andiamo su. Attenti alla flak. Via, 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 via. Via da qui. Vi erano molto bene questi Spitfire. Chiudono i nostri attacchi. Al massimo. Diamo l'ordine a tutti quanti di rientrare. Navigation, return to base. Navigation, return to base. Prendiamo un po' di quota. Non abbiamo caccia nemici dietro a ore 6 che ci inseguono. Finora abbiamo preso un P40. Abbiamo usato un bel po' di 20 mm. Missione completata. Qui davanti a noi abbiamo degli Spitfire. Molti Spitfire. Raffreddiamo il motore. Ok, vediamo se riusciamo ad attaccare questi due. Uno dei due. I nostri Stuka hanno fatto comunque molti danni al loro aeroporto. Cavolo, erano molto bassi di velocità questi spetti. Andiamo ora 6 di questo qui. Aia. Picca.
preso. Forse gli abbiamo ucciso il pilota, sì, forse gli abbiamo ucciso il pilota. Frontale, Spitfire viene verso di noi. Mancato. Ok, abbiamo abbattuto un altro aeroplano. Si è schiantato. E avevamo preso il pilota, quello che aveva impiccato. Abbiamo ancora un po' di 20 mm. Ok, c'è uno Spitfire che è appena atterrato, penso. Sì. Vediamo se riusciamo a fargli un attacco. Preso. Si è capovolto, a quanto pare. Altri danni. Qui ci sono ancora degli Junkers 87 che stanno attaccando l'airfield. Non capisco perché non rientrano invece di prendere colpi della flak. Altri Spitfire che stanno provando ad atterrare. Ma perché atterrano? Magari sono senza carburante, forse. Proviamo a dargli il colpo di grazia. Questo qua che è a terra. Abbiamo distrutto. Perfetto, l'abbiamo distrutto. Un altro abbattimento. E questo era a terra ovviamente, quindi era molto molto semplice per noi. Attenzione alla flak. Stiamo attenti. C'è un P40 alto, potremmo andare ad attaccare quello lì. Tanto due Spitfire a terra li abbiamo già distrutti. Ok, dai, prendiamo quota. Metta al massimo, cerchiamo di essere rapidi. mm li abbiamo quasi finiti. Vediamo se riusciamo a buttare giù questo caccia e tornare a casa. Aia. Questo era un colpo molto vicino, un altro colpo molto vicino. L'ho colpito. Gli abbiamo preso il motore. Dietro di me col motore danneggiato. Dunque 77 gli spara addosso, il mitragliere di coda.
Clap. Ok. Ho uno Spitfire che mi sta venendo addosso, però voglio provare a mettergli qualche colpo a segno al P40 prima di andarmene. Penso di averlo preso. Forse si schianta. Sta per schiantare, sì, non ha più motore. Possiamo anche andarcene, dai. Si è schiantato. Si è appena schiantato su una duna. Ok, deve aver stallato tutto ad un tratto. Se no il pilota si lanciava, insomma, voglio dire, si vede che non aveva calcolato. O non aveva visto la duna. Comunque, dai, rientriamo. Siamo stati fortunati a non essere stati colpiti dall'artiglieria antiaerea, sinceramente. Torniamo alla base. Dobbiamo aver abbattuto forse 3 o 4 caccia, forse anche di più. Ok, frac nemica che ci spara. Attenzione. Stanno andando vicino comunque. Ok, allora abbiamo quasi finito i 20 mm e abbiamo ancora più di 200 colpi da 12,7 mm in ogni caso. E ho visto davanti che ci sono degli aeroplani nemici. Non so che aeroplani sono. Un Mach 205, numero 6. È inseguito da dei Beowfighter. Caccia pesanti bimotori inglesi. Sono bassi per fortuna nostra. Ok, proviamo ad attaccare questo qui. Devo stare attento perché è molto basso. Non ho voglia di schiantare l'aeroplano. Troppo basso. L'altro Beowfighter torna. Ok, così dovremmo essere in grado di attaccarlo. Oh, Beowfighter gli sta sparando addosso. Numero 6, resisti. Si è schiantato in mare. Addio. Vediamo se riusciamo a vendicarlo. L'abbiamo colpito, ma abbiamo finito i 20 mm. Ed è andato giù. L'abbiamo colpito a morte. Perfetto.
Vendicato il numero 6. C'è ancora un altro biofighter. Mi sa che la batterà l'artiglieria antiaerea. È troppo basso. Lo prendono di sicuro. Stiamo a vedere. Vuole zoom in. Vuole fare zoom climb, no? Sono riusciti a danneggiarci delle strutture questi biofighter, sembra di sì. Finché abbiamo ancora munizioni, direi di attaccare il nemico. Adesso devo stare attenti al loro gunner. Ovviamente gli facciamo poco danno con le 12,7. Dobbiamo attaccarlo di nuovo. Ora sembra interessato ad andarsene. Eh già, abbiamo finito i colpi da 12,7. Facciamo l'ultima passata e rientriamo e atterriamo. È stato colpito dall'artiglieria antiaerea. Non penso di avergli fatto fumare il motore. Adesso si schianta sulla montagna. Si schianta. Mi è andato in mille pezzi. E ci è andato l'abbattimento. Si vede che gli abbiamo fatto la maggior parte, gli abbiamo inflitto la maggior parte dei danni. Allora, la pista centrale è occupata o no? No, non sembra essere occupata, direi che è il caso di atterrare allora. Flap. Carrello fuori.
Perfetto. Siamo riusciti a mettere giù l'aeroplano. Andiamo a parcheggiare il velivolo. Ottimo. Spegniamo il motore. E usciamo dal velivolo. Anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo abbattuto un bel po' di aeroplani anche oggi. Non pensavo, ma invece mi sa che ne abbiamo abbattuti un bel po'. Ok, anche oggi abbiamo fatto più o meno una strage. Abbiamo abbattuto 6 aeroplani nemici. Noi ne abbiamo persi 17, ma il nemico ne ha persi 16. E in più non vengono contate anche gli aeroplani distrutti a terra, quindi il nemico ha perso 16 aeroplani più altri aeroplani parcheggiati nell'aeroporto che sono stati bombardati dagli Stuka. Noi abbiamo battuto 6 aeroplani e è perfetto, dai, insomma è stato un attacco della nostra squadra. Abbiamo perso 1, 2, 3, abbiamo perso soltanto 3 aeroplani della nostra squadra, anzi 4, di solito li perdiamo tutti, quindi è qualcosa di positivo. Almeno 4 dei nostri caccia sono rientrati e noi abbiamo fatto 6 abbattimenti fra P40 e Spitfire e anche dei Beowfighter. Esatto, sì, dai, è stata una bella missione nel complesso. Abbiamo fatto molti danni, abbiamo perso aeroplani, ma potevamo perderne ancora di più, quindi 50-50. Andiamo a salvare i risultati di questa partita. Ok, questa è la missione della prossima volta, che andremo a vedere la prossima volta. E vi auguro tutti quanti una bellissima e buonissima giornata. Grazie mille per aver visto questo video, spero che sia stato di vostro gradimento. E niente ragazzi, a presto, statemi bene, ciao!